Sono 40 anni che si parla di questione meridionale, l'ennesimo convegno sul Mezzogiorno. Speriamo che almeno dopo la discussione, dopo le 3-4 ore che trascorreremo insieme, tutti ne usciamo insomma da quella porta un po' più arricchiti rispetto alle cose che saranno dette. Sentiva prima il dottor Colombo che diceva, faccio una relazione sulle regole, adesso iniziamo a rispettare una regola, quella del iniziamo a rispettare la regola dell'orario delle 14:33. In effetti io, ripeto, quando Gianantoni mi ha proposto questa iniziativa, un po' riflettevo perché sono 10 anni che faccio il giornalista economico-finanziario e mi sono accorto che c'era un sud e un nord una volta. Poi, pian piano che passava il tempo, mi sono accorto che il nord si stava meridionalizzando, vedi le questioni economiche, vedi le questioni legate alla criminalità organizzata, ma oggi vi dirò di più. Oggi stiamo seguendo, da cronista finanziario seguo tutti i giorni questo genere di cose, stiamo assistendo ai paesi occidentali, al mondo che si sta italianizzando, quindi con problemi relativi dal punto di vista economico, problemi di deficit di bilancio che salgono, una forte presenza dello Stato all'interno dell'economia è imprescindibile perché sennò l'attività manufatturiera cade a picco. Quindi un po' tutti ci stiamo meridionalizzando, quindi ha senso che il Sud o gli uomini del sud fanno un convegno per parlare di come agganciare il nord o delle differenze rispetto al nord quando è il nord che sta diventando sud. Se pensate che nelle regioni come in Veneto, con un tempo i tempi di ricerca del lavoro erano di poche settimane, adesso siamo sull'ordine degli 8-9 mesi, e hanno tassi di disoccupazione, ormai se pensate che gli Stati Uniti hanno